La serie Darkside Spigot in due sezioni è composta da tre modelli denominati M1, M2 ed M3, che identificano le tre potenze delle tre canne. Come tutte le Darkside, anche queste sono fatte interamente in Italia con i brevetti del Black Sancor, che è questo materiale nero con i componenti Fuji di altissimo livello. E in questo caso abbiamo una canna con innesto Spigot che risulta molto sottile, nonostante sia la canna più potente che abbiamo in collezione. Il materiale con cui è stata fatta la canna è un altissimo modulo a 18.000 filamenti, con uno spessore notevole, che è in grado di gestire qualsiasi tipo di lancio, dalla bova al pendolare. Nelle tre versioni, solo la M1 ha la cima in carbonio pieno, mentre la M2 e la M3 hanno la cima in carbonio tubolare. La M2 è più morbida, la M3 più prettamente da lancio. Ora mettiamo il mulinello sulla M3, che è la più potente, e andremo a lanciare, e vi farò vedere anche dei lanci angolati e anche un pendolare. Faccio notare che montiamo la placchetta a scatto, nonostante questi lanci molto forzati, non abbiamo nessun tipo di problema. Ovviamente la serie Darkside in due sezioni può essere anche utilizzata per lanci normali come la bova e il side, soprattutto quando dobbiamo utilizzare pesanti piombi tipo la piramide o lo spike e dobbiamo affrontare delle situazioni di mare mosso anche estremo. La canna non ha nessun problema a lanciare anche zavorre veramente molto pesanti, più il peso di esche importanti. Ragazzi, non vi resta che andare a provare le canne e vi auguro un sentito, buona! Ciao ragazzi!